Ah sì, meno male che oggi il turno è finito perché è stata una giornata da dimenticare, una giornata infernale. Tra la signora con la cacarella, il tipo che si era infilato il coso nel cosino e quello là che ha ingoiato le palline da ping pong, cioè veramente una roba, oggi è stata una giornata da dimenticare. Adesso io mangio due patatine. Anzi, più popcorn e poi dopo me ne vado a casa. Che poi in realtà mi sto di... cioè, dico... Ma con chi sto parlando? Cioè, sono qui da solo, vabbè. Meglio parlare da solo che con qualche paziente. 100%. Oh, ma è... Anzi, adesso... Mi mangio due popcorn. Poi mi levo il camice. Me ne vado subito perché non voglio rischiare che qualcuno mi venga a disturbare. Non me lo merito. Ma cos'è questo? Ma io non puzzo, ma cos'è questo odore? Non sono mica andati a mare, non sono mica scaduti. No. Sì? Signora ha bisogno? Beh, se ha bisogno vada da un'altra parte. Scusi? Ma chi l'ha mandata qui? Oh, Madonna. Ma signora, voglio sapere... Ben... Signora, venga avanti che non sento. Chi l'ha mandata qui? Voglio il nome e cognome di quel grandissimo figlio dei fiori. Mi dica. Ah, domani mattina. Domani mattina tutti quelli con la cacca che gli esce dal culettino glieli mando a lui domani mattina. Tutti, così la prossima volta impara a fare. Guarda. Fatemi stare calmo che questa sera poi mi devo andare a mangiare il sushi, che poi dopo sono nervoso, mi va di traverso e poi dopo domani mattina quello col caghetto sono io, eh? Allora, signora, io ho a disposizione 6 minuti, che sono già diventati 5, quindi lei di che cosa ha bisogno? Una cosa proprio, lei ha bisogno di una ricetta, giusto? Qualcosa di veloce? Quattro minuti ho a disposizione, uno, due, tre, quattro. Mi dia le dita, mi faccia contare, uno, due, tre, quattro. Ho a disposizione 4 minuti per lei, che fra 4 secondi diventano 3. Quindi, di che cosa ha bisogno? Non ci giro intorno perché io non ho tempo da perdere. Sì, signora, io ho capito. Questo è il mio lavoro, lei ha ragione, per carità del Signore, io ho fatto anche un giuramento a Padre Spirito Santo, Amen. Ma io avrei anche finito il mio turno, quindi ecco, non so se lei ha capito, cioè io dovrei essere outside the hospital. Bye bye, lady, senza di questo. Quindi, mi faccia almeno la cortesia, Sì. Sì, signora. Ma lei è venuta qua per giudicare me, non ho capito. Io lo so che il camice è un pochino stropicciato, ma sa com'è, dopo 10 ore di turno un pochino si stropiccia. O no, comunque signora, posso dirle una cosa? Proprio in totale simpatia, proprio da amici. Ha perso un'occasione per star zitta e per fare bella figura. Si ricordi che io la devo visitare adesso? Lei mi ha appena detto che faccio schifo. Quindi, secondo lei io la visiterò bene o male? Bene o male? Bene o male? Mi dica, che cos'ha? Sì.
Leva forte il cuore. Signora, lei prende delle pastiglie per il cuore, la cardiospirina, prende qualcosa. Si è ricordata di prenderle? No, signora, non sono domande stupide. Lei tra l'altro mi sembra anche un pochino anzianotta, quindi può darsi che la memoria vada, capito, un pochino indietro, piuttosto che avanti, ok? Quindi sono domande del caso. Lo sa che c'è molto caldo fuori, quindi può essere anche da quello, eh? Lei non mi sembra più in menopausa, mi sembra molto più anziana, quindi comunque adesso le darò una visitina proprio veloce, veloce, giusto per tirarmi via lo scrupolo, ok? Sì. Ah sì, com'è? Guardi, ma mi fa anche cercare, signora, mi dica. Non ho bisogno di lavarmi le mani, noi dottori siamo immuni a queste cose. Se le lavi lei piuttosto, cioè noi, capito, Wonder Woman. Ah sì, no, non si avvicini troppo, per favore. Aspetti, Sì. No, 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 non c'è bisogno che questo si appoggi alla pelle, lo sento comunque. Sento infrarossi, signora. Sì, guardi. Allora, il cuore va benissimo. No, signora, io glielo sto auscultando il cuore, cioè. Lei, ma scusi, ma crede che io la cosa, come si chiama, la laurea, l'abbia presa nell'uvetto del Lidl? Hanno capito? Boh. Ah, signora, mi dia il braccio che le sento la pressione. Ah, mamma mia, quanta pazienza che ci vuole, ma io quella volta lì non potevo andare a ballare, non capisco, era mi dia il braccio, signora. Sì, così. No, signora, non è troppo stretto. Signora, mi fa fare il mio lavoro, vuole stare zitta che non sento. Mamma mia. Per la sua età, una pressione perfetta. Fantastica. Signora, io non capisco, cioè lei sta bene, mi faccia fare proprio anche l'ultimo tentativo per vedere i suoi riflessi, perché lei è molto sveglia, non mi sembra, però il suo corpo reagisce in automatico. Stia sempre lontana, per carità, che oggi è qui. Allora, tac, tac, tac. Signora, non le posso far male, eh? Cioè, lo ha visto? L'ho visto questo martelletto? Sto utilizzando quello per i neonati, ok? Visto che comunque lei è anziana, ha le ossa un pochino più fragili, quindi io non vorrei, ecco, va bene? Quindi, tac, tac, capisco veramente. Abbassi la testa, toc toc toc, vuoto, vuoto, vuoto. Signora, mi avvicini il gomito per favore. Tac tac tac, no, niente, signora, lei sta benissimo. Guardi, signora, giusto per essere scrupolosi al massimo, per guadagnarmi lo stipendio anche questo mese. Le misuro la temperatura, me lo faccia calibrare un attimo. Signora, dove vuole che glielo metta il termometro? Cioè, sono passati gli anni della guerra, quindi apra la bocca 3 secondi e vediamo se ha la febbre. Ok?
Cerchi di non strozzarsi e di non vomitare per cortesia, che non avrei voglia di pulire. 1, 2, 3, 4, 5, giusto per essere sicuri. 36 e mezzo. Va benissimo, perfetta. Signora, lei sta benissimo. Io non capisco perché sia venuta qui. Signora, se ha un malessere così. Vado a fare un giretto al parco, si va a prendere un bel gelatino, va dai nipoti, cioè non venga a rompere a me che l'ho dedicato anche. È tardissimo, signora, senta, allora adesso io le do adesso queste pastiglie qua, le prenda per favore, non si avvicini, no. Prenda le pastiglie, non tocchi nient'altro. Perfetto. Ok. E le do queste che dovrebbero essere, aspetti. Sì, un po' di tachipirina, credo. Non so se sia da 500 o da 1000, signora, ma tanto come dice il buon Calcutta, un tachipirina da 500 ne prendi due, fa 1000. Bene. E se una da 1000, signora, la taglia in due, fa 500. Cioè, non ho capito, lei non è andata a scuola alle suore? Eh? Cioè, non capisco, signora, mi faccia andare a casa per cortesia? Eh? Sì, signora, sta benissimo, guardi. Se non si sente bene, domani mattina ritorna qui. Io domani faccio il turno 12:21, quindi può passare dalle 4 del mattino alle 11:40 della mattina. Ok? Va bene, signora. Arrivederci. Un bacione. Ciao, Stella. Ciao.